Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo episodio della serie Livorno State of Mind. Allora, come sempre, ci eravamo lasciati qua in attesa di iniziare la seconda partita di questo campionato. Ricordo che, mentre qui carica, mentre vado avanti, che per quanto riguarda il campionato, appunto, questa è la seconda e nella prima partita abbiamo giocato contro il Napoli ed abbiamo stravinto meritatamente. Una bella vittoria, 3-0, quindi per quanto riguarda il campionato siamo partiti veramente a bomba. Detto questo, iniziamo. Come sempre, ho letto pioggia. Vai, pronti via, subito. Seguendo la parte di Piero Gibardo e Stefano Guardatevi Cavallo. che acqua. Intanto, con questa partita, ci sarà l'esordio diciamo, della new entry, di una delle due new entries, ovvero Rafinha, e speriamo bene. Hanno battuto il calcio all'inizio loro. E detto questo, iniziamo. Bella roba, vai Dybala! Nulla? Mamma mia! E vai Kelechi! Dio buono te! Eccolo lì! Bacala! Cerny! Aio, Ronaldo, tutta per lui! Bello lì! Anticipa il portiere che se non sbaglio dovrebbe essere Vertic. E la zacca di testa dentro la porta. Vaclav Cerny, 1-0. No! Dio buono de... Peccato. Dragoschi ha fatto il possibile, però purtroppo non è bastato. 1-1. Chi è che ha fatto gol? Ed è Nilsson. Vai Paolino. Guarda nel mezzo Eriksen. Dio buono. Finisce così il primo tempo. Peccato, perché se non avesse arrivava a questa palla Eriksen, forse potevamo fare gol. Comunque, 1-1. Partita veramente molto, molto movimentata. Perché tutte le squadre si vede, tutte e due le squadre si vede che vogliono vincere questa partita. E nulla, mi sto divertendo anch'io veramente tanto a giocarla questa partita qua. Insomma, detto questo, guardiamo se riusciamo a tornare in vantaggio. E perché no, se dovesse succedere, restarci. Beh, iniziamo il secondo tempo. E vai Castagne! Vai Eriksen! Eccola lì! Eriksen! 2-1! Torniamo in vantaggio! Però gran parte del merito va a Dybala perché ha fatto uno dei suoi classici movimenti, ovvero ne scarta parecchi e poi la passa nel mento. E in questo caso c'era Eriksen che l'ha buttata dentro. 2-1! Cambio. Anche se non è stanchissimo, però un po' lo è. Voglio togliere Cerny per far giocare Mastur. Vai. Intanto facciamo così. Anzi, e levo anche Rafinha e metto Pereira, che poi va al posto di Eriksen e Eriksen cala. Ci siamo? Mi auguro di sì. E metto anche Abner, vai. Basta poi. Mamma mia, palo! Meno male. E vai Bilal! Maremma cane! E andiamo de 2 su 2 e inizia benissimo il video e inizia anche anzi inizia e continua questa miniserie perché praticamente come ho detto 2 su 2 è la seconda vittoria di fila che facciamo e vinciamo appunto anche questa e andiamo de bella vittoria meritata sì. E andiamo via bene così la squadra gira a modino per ora. Sperando, anzi speriamo, non sia solamente un caso. E niente, guardiamo un po' quale sarà la prossima partita. Regola lasciare nazionale, quindi c'è un po' di recupero. Insomma, ci vediamo alla prossima partita. Seconda partita del video, giochiamo in casa contro il Palermo, partita sempre in campionato. La squadra c'è, sì. E niente, detto questo iniziamo. E non piove, chito sereno. Bene, bene così. Lo chiamo in notturna, ecco l'orario non l'avevo visto. Battono ancora una volta il calcio inizio agli avversari. E iniziamo, dai, eh. Bello Paolino! E subito! Paolo Dybala! Dopo più o meno 5 minuti ci porta in vantaggio. È rimasta la stecca tra le palle, ma va bene così. Uno dei suoi ormai consueti gol. Soliti movimenti, però finché funzionano.
e facciamo 1-0 Diva. Cazzo, Dio buono, disperato fino all'ultimo di non prenderlo, il gol invece niente. Finisce così il primo tempo, 1-1, come ne... uguale dentro alla partita di prima, ovvero partita abbastanza movimentata, però a confronto, anzi, diversamente dalla partita di prima, siamo molto più pericolosi noi di loro. Prima invece erano più o meno equilibrate, cioè le ossa sì, erano equilibrate. Adesso il Palermo ha fatto praticamente un tiro un gol. Comunque, facciamo il secondo tempo e guardiamo un po' se cambia qualcosa. Mamma, meno male. Mamma mia, meno male l'ha buttata fuori. Però si dorme un po' troppo in difesa. A parte la farigio. Vabbè, meglio così, via. E vai, Rafinha! Dio buono, te! E vai, Paolo! Madonna santa, te! Cambio. Allora, proviamo a far così. Devi far un po' riposare la fine, eh? Vai. Così, via. Finisce così, 1-1. Mi va giù male. Perché potevamo vincere. Abbiamo avuto tanta sfortuna e poca concretezza davanti porta. Peccato, perché sono stati due punti buttati via, secondo me. Oh, oh, peccato, via. Alla fine, vedete, addirittura a livello di statistiche, di tiri, non è che ne abbiamo fatti così tanti, perché appunto quando arrivavano lì, si perdeva palla. È andata così, vabbè. Però si è perso, via, almeno qualche segno positivo c'è. Comunque, detto questo, ora c'è la sorpresina. Ora vedrete contro chi si gioca, perché inizia la Champions, inizia il girone di Champions. Guardatevi contro chi si gioca. Ah! Subito contro Real Madrid. Nel frattempo, guardando a destra, si può vedere che girone semplice è venuto fuori. Allora, Real Madrid sta forte. Tottenham è forte, un estremo è forte. Poi siamo noi e i cuori, chiamiamoli così, Earths, no? Se sono lì vuol dire che comunque un po' se la sanno cavare. Guardiamo un po' cosa accadrà. Ho un brutto presentimento. Iniziamo questo girone di Champions League. Come vedete, subito big, ma big, big, big match. Ma proviamo bene, fra l'altro gioca giù a Madrid. Vediamo un po' come siamo messi. Allora, io pensavo di far così. Far giocare Masturra al posto di Cerny. E no, se nel caso di Ojdovic lo si mette dopo. Anzi, mettiamo l'ora al posto di Nacho. Vai, vai, iniziamo così. Sereno, sereno, bellino, ma non piove. Insomma, via, speriamo bene. Giochiamo in questo stadiettino, no? Provinciale, così. Perché il Real Madrid si sa, non ha proprio un suo stadio. E no, dai, lasciando stare queste alzate. Guardate lì che mega stadio, poi ci hanno messo una bella coreografia, no? E niente, andatevi, mamma mia. Deve vengano brividi, dai. Perché Bimbi Juarci secondo me deve essere una cosa impressionante. Comunque, tra l'altro, visto che non me lo ricordavo, Higuain l'ha ripreso, il Real. Poi c'è un giocatorino a sinistra chiamato solamente Cristiano Ronaldo. Beh, insomma, dai, iniziamo questo girone e cerchiamo di iniziarlo nel migliore dei modi. O perlomeno di, se proprio dovesse andare male, uscire a testa alta. Dai, Attenzione subito Eriksen! Angelino! Niente. Finisce così il primo tempo, 0-0. Vere e proprie occasioni ce ne sono state veramente, veramente poche. Cioè, a livello proprio di tiri in porta, i portieri sono andati a fa'. Poi, anzi, forse credo 0 addirittura. Però vi posso garantire che è Ganza in partita, perché tutte e due le squadre vogliono far gol, ma hanno paura di prenderlo, perché anche noi siamo abbastanza pericolosi, anzi, siamo più pericolosi noi di loro, incredibilmente. Comunque, detto questo, andiamo a fare il secondo tempo e non, i cambi eventualmente si fanno dopo. Bah, peccato, dì. E vai Eriksen! Maremma cane! Troppo piano. È vero che ho puntato la precisione, però mi aspettavo un tiro un po' più forte. E
vai! Eccola lì! Ancora Paolo Dybala! Come prima contro il Palermo, ci porta in vantaggio lui, di testa tra l'altro, non è assolutamente il suo forte. E andiamoli! 1-0, forse un po' di fortuna perché il portiere vedrai sembra, mi sembra sia inciampato, boh. Comunque, e andiamo così, 1-0 contro il Real Madrid, al Bernabeu. Presa, bravo Dragoschi. Si è fatto male Hernandez, ma che macane. E allora faccio questo lavoro qui, anche se non è correttissimo, io da mongoloide non ho preso un difensore centrale, perché Cicchini è andato via e lo potevo fare eventualmente nel calciomercato, non l'ho preso. E quindi ora bisogna fare questa serie. C'ho più terzini che difensori centrali. Io di certo questi qui non le metto, eh. Preferisco fare già piuttosto Abner. Comunque, dato che sono qui, voglio fare qualche cambio. E quindi faccio questo lavoro qui. Lavora Rafinha. E metto Pereira e poi sposto Eriksen dietro. E Pereira lo faccio andare quartista. E rischiando un po', voglio togliere Dybala per mettere Nash. Voglio fare un po' riposare Dybala. Manca sempre tanto, speriamo bene, spero di non pentirmene. E lui? Mamma mia, meno male l'ha presa di cazzo. Meno male, de. Fuori. Porca puttana, sul finale, de. Maremma cane. Fra l'altro Sergio Ramos, che è un difensore, era salito perché vedrai... cercavano... in tutti i modi di pareggiare e maledetta la miseria ce l'hanno fatta. Boia, che palle, die. Oi oi. Attenzione, è ancora finita. È rigore, è rigore, è rigore. Dai, die. Grande Bilal, de. Ora per favore, Djordjevic, non me lo sbaglia, ti prego. E andiamo, de! 2-1! Filip Djordjevic, su rigore, ci riporta in vantaggio. Che bello, ragazzi! Che bello, ragazzi! Che bello, ragazzi! E andiamo, de! E ora tutti dietro, e ora soffriamo insieme. Fino a che non fischia... Ecco, ha fischiato ora. E andiamo, di meno male, ha fischiato subito. Mamma mia, ragazzi, che partita. E che bello. E cosa abbiamo fatto? Riusciamo nel nostro esordio, diciamo, nella vera e propria Champions League con i gironi, contro il Real Madrid, laggiù al Bernabeu, a vincere 2-1. E come si è vinto? Che bello, di. Ah, che gioia. Intanto Hernandez è rotto due mesi, maledetta la miseria. E adesso torniamo al campionato. Però prima di iniziare la prossima partita c'è da sistemare questo piccolo, anzi questo grosso problemone di Hernandez. Quindi per ora faccio così. Vai. Anzi, mettiamo subito Barelloide di va. Vai, così. Fatto ciò, iniziamo questa quarta partita del video, che appunto ci vedrà tornare, come ho detto, in campionato e ci vedrà giocare contro il Genoa. Va bene così la formazione. Vai, tutti sono riposati, bene così, vai. Ancora sereno, mamma mia. Però stavolta di giorno, battono il calcio d'inizio loro. Iniziamo questa quarta partita di campionato. Nonché quarta partita del video. Ma cos'era questo colpo di testa lì? E vai Kelechi! Kelechi! Iheanacho! 1-0! Ci porta in vantaggio lui! Quella grande azione da parte di tutta la squadra! E andiamo, de! Cazzo, di boia, tempo di fa gol, si è ripreso. Fra l'altro con Pavoletti. Ha fatto un discreto gol, eh. Dragoschi vi credo ci potesse fare poco. Insomma, 1-1. Peccato, di. Mi sono nemmeno goduto il vantaggio. Fuori, stavolta fuori. Tira!
Kalecsi! Janacho! E che culo! No, è fuori gioco. Maremma cane, come un cretino stavo esultando. Peccato, dì. Finisce, sì, primo tempo. Questo gol annullato di Janacho. Tra l'altro non ho nemmeno rivisto se era fuori gioco, probabilmente sì. Comunque, 1-1 il risultato, ancora una volta. Per la terza volta di fila finiamo il primo tempo, sì, per quanto riguarda le partite di campionato. Speriamo di tornare in vantaggio, almeno stavolta, eh? Dai, iniziamo il secondo tempo. Cambio. Allora, facciamo così. Sono un po' indeciso. Allora, dai, facciamo così, via. Tac. Tac. E tac. Vai. No, vai Leato. No, 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 ciccio. Voglio Djordjevic. Vai. Ero un po' indeciso se levare Eriksen o no. Lo levo, vai. Riposta anche lui un pochino. No, 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 Mamma mia, che culo. Meno male, de. Boh, è paura. Evangelino! Madonna! Peccato, dì. Ma dai, dì. Via. Finisce 1-1, mi sa. O 2-1 loro. Di certo che uno fa. No! 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 Meno male. Meno male. Mamma mia, quanto si soffre, ragazzi. Mamma mia, quanto si soffre. No! No! Zotta clamorosa! Mamma mia, ancora una volta il palo. Che culo. È netto. Ancora sul finale. Un altro rigore. Che culo. Però ci sono stavolta rigori. E andiamo. 2-1. Dybala. Ci porta in vantaggio anche lui sul rigore sul finale. E andiamo de. Bello de. Lo voglio rivedere. Schiocchete. Immobile portiere. E andiamo. 2-1. Paolo Dybala. Ed andiamote. E andiamote. Come prima, per quanto riguarda, anzi, mi riferisco alla partita di Champions. Vinciamo 2-1. Sul rigore, sul finale. E andiamo. Bene, 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 bene. Buono, comunque, diciamo l'andamento in questo video qua. Comunque, come vedete, vittoria meritata di pochino. Perché si sa, vedete, in porta non l'abbiamo fatti più noi di loro. E bene, sono contento, dai. Sono contento perché la squadra c'è. Mi riesce gestirla a modo a livello di gioco. Mettici anche il culo che per ora è dalla nostra parte. E guardate Ganzo, siamo primi. Ganzo, via, siamo partiti a bomba. Sia in Champions che in campionato. Peccato per la partita di prima contro il Palermo. Che potevamo, secondo me, vincere. Sicuramente più di vesta vi. Però... andata male, abbiamo solamente pareggiato. Va bene, dai. Quinta ed ultima partita del video. Tra l'altro la vinta di campionato. Tanto per essere bellini tutti precisi. Allora, si gioca in casa contro il Verona. La formazione... no, bambino, diciamo, un pochino sistemata. Per il semplice fatto che dopo non vi svelo la squadra. Tanto per tenervi, no? Col mistero, immagino avanti ve ne possa fregare, però dato che dopo appunto si gioca contro la seconda, cioè giochiamo la seconda partita del girone Champions League, quindi è giusto se dovesse fare un po', se possibile, di turnover. Quindi va bene così, dai, iniziamo. Fra l'altro leggo sereno, bene, vai. Iniziamo questa partita, battiamo il calcio inizio noi e dai ragazzi. Dai, per due motivi. In primis, per il discorso punti, classifica, insomma, campionato. E due, perché per chi non lo sapesse, ma penso di averlo già detto e penso che sia comunque risaputo, c'è rivalità fra le due squadre. Quindi diciamo che ha una doppia importanza. Dai, Dio buono, a parte se non mi andava fuori, però. Primo tiro. Ai, Arta, Pesta.
Fuori, meno male. Bene, vai. Primo tiro di Loreo, fuori. Finisce così il primo tempo, 0-0. Eravamo partiti a manetta, nel senso, in pochi minuti avevamo creato varie occasioni. Poi dopo Velle, boom, ci siamo un po' spenti. Abbiamo dato un po' di fiducia a Verona, che verso il finale si è reso un po' pericoloso. Però appunto il risultato del primo tempo è di 0-0. Ora viene in situazione, non so nemmeno perché non mi ha aspettato di venire di farla per pigia riprendi. Vabbè, comunque, vediamo se cambia qualcosa. Madonna, che parolata ha fatto Dragowski. Di solito Vissi prende gol noi, eh. Stavolta si è superato Dragowski. Comunque, oh, non ho capito chi era. Da solo, eh. Lasciato lì da solo in aria. Bah. Cambio. Data la situazione, mi sento, tra virgolette, in dovere di mettere Rafinha e togliere Masturre. Anzi, dettato, sbagliato. Volevo va Pereira. Vai, così. Vai. E vai Djordjevic! Eccolo lì! Filip Djordjevic! All'85esimo! Con un po' di fortuna! Che potrebbe la poteva prendere, però ha fatto una sorta di cappellata. Vabbè, ma chi se ne frega? Ci porta in vantaggio! Filip Djordjevic, 1-0! E ora tutti dietro, eh! Tutti dietro, manca poco! Teniamo questo pareggio, sì, pareggio, questo gol. E finisce così, con questo intervento un po' particolare di Dragowski. 1-0, chiudiamo il video in bellezza. Direi veramente un ottimo inizio, soprattutto per quanto riguarda il campionato. Champions è troppo presto per dirlo, mancano sempre 5 partite. E appunto, parlando di Champions, dato che appunto, avevo detto che la prossima partita ci vedeva giocare, ci vedrà giocare contro uno dei giovani Champions. E questa va, ecco te Tottenham. Vabbè, quindi niente, tolto ogni dubbio barra mistero, si gioca contro il Tottenham, che fra l'altro per ora ha vinto come noi, quindi a pari punti, addirittura lei è prima nel girone. E quindi niente, il prossimo video inizierà subito a bomba, perché ci sarà un big match. Fra l'altro, mi è venuto in mente adesso, Tottenham, ex squadra di Eriksen, quindi magari non lo so, boh, potrebbe averci una sorta di dentino avvelenato, chi lo sa. Beh, lo so che non gioco, lo dico tanto per dire. E poi fra l'altro però, è una cosa da non sottovalutare, il Tottenham era, insieme a noi, la finalista della precedente Europa League. Quindi vuol dire che se è arrivata comunque in finale di Europa League, tanto una squadraccia non deve essere, no? Nonostante tutto, però l'altro anche lei ora in Champions. Quindi niente, sono curioso di sapere come andrà e sinceramente sono curioso di giocarla. Quindi ragazzi, il video termina qua e appunto, come ho detto, il prossimo inizierà subito a bomba. Quindi niente, arriviamo alle conclusioni. Allora, innanzitutto vi ringrazio per la visualizzazione come sempre, e poi vi ricordo, se volete, di fare barra mettere queste tre cose, ovvero mettete appunto un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, perché così facendo potrete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò, ma soprattutto su tutti quelli inerenti a questa serie qua, ovvero Livorno State of Mind. Via ragazzi, vi aspetto al prossimo video. Ciao. Ciao.